ricorderà che abbiamo preso l'espulsione, siamo rimasti in 10, la squadra ha avuto una reazione importante dopo un inizio un po' stentato, forse perché Aldo ha, secondo me, anche un po' di emozione di giocare la prima partita in casa di campionato. Però alla fine il punto lo accettiamo, consapevoli che abbiamo fatto sicuramente una partita. Ci hai provato a vincere anche se non devo fino all'inizio con i cambi che hai fatto, con Bartone subito al posto di Donnelly. Vuoi Sì, ancora vincere, non lo sapevi. l'intenzione era quella di vincerla perché le occasioni le potevamo crearle, però poi alla fine è meglio non perderla, quindi va bene Come vai a mettere fuori Diego, che poteva essere quello che dava la superiorità in campo, con Marco Ariete a fianco di Pisco, con la così. poi di recuperare la squadra con De Gaulle, qual era il... Il fatto è che in difesa siamo rimasti in tre, uno contro uno. Allora, per riportare gli equilibri, per non rischiare eccessivamente, perché se andavamo sul 2-1 Gaetano cominciava a stare un po' in difficoltà, Brisco era in difficoltà, ma tutti non hanno caratteristiche da poter correre dietro agli avversari, quindi a quel punto là era meglio coprirsi un pochettino con De Gaulle. Poi avevo pensato anche a Pedagini, più vicino a Martone per un po' di rapidità, però ripeto, Marini aveva un dolore al polpaccio, Cosimo Palumbo non stava neanche bene, quindi ho pensato che andava bene quello, ma tutti quelli che hanno giocato e quelli che sono entrati secondo me hanno fatto il piano E cos'è che non le è piaciuto oggi, mister? L'inizio, abbiamo accentrato troppo il gioco, non abbiamo sfruttato le fasce, che è la nostra forza, perché Lezza e Gallo sono dei giocatori che permettono di fare la superiorità numerica tutte le volte che si vogliono. All'inizio ci siamo accentrati troppo, poi dopo, ripeto, secondo me la squadra ha fatto una prestazione importante. Si è forse un po' massimo oggi ha bisogno È stato un po' sballottato, nel senso che senza la protezione dietro doveva preoccuparsi di dare copertura a Mantera quando andava a saltare di testa. Emiliano non è un giocatore dinamico, è un giocatore da giocare a calcio. E oggi è stato costretto a fare compiti che non sono prettamente i suoi. Però insomma ha sbagliato qualche passaggio di troppo, però hanno profuso uno sforzo sicuramente più grande di quello che dovevamo fare se eravamo 11 contro 11. La partita l'abbiamo fatta noi, faceva caldo, tutto dal 20° del secondo del primo tempo in 10, qualcosa è giusto concedere, Mister, al di là del risultato, le buone notizie vengono dalla squadra che comunque l'inferiorità numerica non ha arretrato in campo, ha cercato di fare sempre la partita. Se oggi la versa Normanna, cercando delle migliorie, le è sembrata un po' una squadra spuntata, un po' non incisiva nell'uomo, nell'ariete, che è un po' un problema atavico che questa società, questa squadra si porta da parecchio dietro. Guarda, negli anni precedenti non lo so, io adesso so che siamo un pochino in difficoltà perché l'ho detto tante volte, Martone e Prisco hanno avuto degli infortuni più o meno seri che li hanno costretti a saltare. Sicuramente siamo un po' indietro, però in settimana io l'avevo visto meglio, queste partite di Coppa Italia, un po' ciascuno, secondo me potranno restituirci due giocatori che sono sicuramente importanti nell'economia della squadra. Stiamo voltando pagina, domenica prossima c'è il Brindisi, una squadra che farebbe tra virgolette più paura per i suoi modi, per i suoi nomi, che per il valore effettivo per il gioco che propone. Ecco, le preoccupa questa squadra oppure sa che questa banda terribile che ha a disposizione può mettere in difficoltà chiunque? Guarda, noi abbiamo grande rispetto per tutti, però come hai detto lei, i ragazzi in un certo senso sono molto sfruttati. Forse la Sicuramente, pezzo sicuramente con questo entusiasmo che abbiamo messo oggi, la gente penso che sia divertita, sicuramente vuole vincere, vogliamo vincere noi ed è giusto che abbia questo desiderio, questa pretesa, però la prestazione dei ragazzi penso che abbia gratificato la gente che è nella nostra. Gino Celniato, Sì. Coppa Italia, sarà turnover, punta alla qualificazione perché pare che bisogna vincere per arrivare primi. Giocheranno quelli che hanno giocato probabilmente mercoledì a Savellino e il discorso è che sanno benissimo che andando avanti in Coppa Italia ci sarà partita in più e spazio per tutti, quindi cercheremo di vincere perché vorremmo andare avanti, ci piacerebbe andare Mister. avanti in Coppa Italia. Che era meglio che finiva presto e pareggiava. Che
perché se no infatti col tiro grosso alla fine di La Rocca ho detto finiamola qua, facciamo pari, va bene, pensare che si sì, sì, ci importa, allora.